dei giochi di prestigio non è fatto solamente di giochi, trucchi, tecnico o segreti, ma ci sono anche storie, aneddoti, miti e leggende. Ed è proprio questo quello di cui parla questo spettacolo. Si raccontano queste storie e poi il pubblico può vedere i giochi fatti in uno stile moderno, in uno stile attuale. E diciamo che è un modo del tutto inatteso per vedere in un modo anche culturale questa figura del mago, del prestigiatore. Una delle cose che mi ha sempre appassionato è stato come raccontare il prestigiatore a un pubblico moderno, a un pubblico abituato agli effetti speciali del cinema, alla realtà virtuale dei computer. Allora magari verrebbe da chiedersi, ma il prestigiatore non è magari fuori dal tempo, anacronistico, fuori da questo tempo moderno? Invece Storia di un artigiano di illusioni è stato pensato per raccontare proprio questa figura al pubblico del 2011. Storia di un artigiano di illusione verrà rappresentato il primo di ottobre, sabato 1 ottobre a Milano, allo spazio Tertulliano. Io vi invito a essere presenti in modo che mi farebbe piacere poi avere un feedback, come si dice, le vostre impressioni. Per avere maggiori informazioni per le prenotazioni dei biglietti potete vedere sul mio sito www.aureliopaviato.com con tutti i link necessari. Spero di vedervi e stringervi la mano di persona.